Buonasera, siamo qui insieme a uno dei maestri che domani sera riceverà un riconoscimento per il suo impegno artistico, il maestro Vacca. Buonasera maestro, ci dica quali sono le sue emozioni nell'essere qui questa sera al Must di Lecce? Buonasera, allora le emozioni sono tante perché naturalmente ogni volta che si va in giro per queste dimostrazioni si conosce sempre gente nuova ed è un bene per noi artisti perché abbiamo modo di confrontarci e portare a crescita il nostro tipo di arte. Anche se il mio tipo di arte con la pittura è un altro discorso. E infatti noi siamo qui davanti a una delle sue opere. Ci parli brevemente di quella che è la sua arte. Allora, il mio tipo di arte consiste nel recuperare degli alberi interi sradicando completamente le radici a mano. Ovviamente non vado mai a modificare le figure che mi rappresentano le radici, perché parto dal principio, perché se Dio le ha create così, perché dobbiamo modificarle? Già in sé raccontano. Questa è una scultura, è la scultura della chioma di un albero di ulivo, che naturalmente mi rappresenta la danza dei polpi. È praticamente la radice grande è la danza dei polpi, la scultura piccola sarebbe la piccola danza dei polpi, e di queste radici ne ho tante, ne ho tante. Insomma, il suo impegno è quello di conservare le origini. Sì. Ci dica a chi vorrebbe dedicare questo riconoscimento? Allora, innanzitutto, soprattutto, devo dedicare questo successo che sto avendo ai miei genitori, che ormai non ci sono più. Non solo, anche a mia sorella che mi supporta, anche se non mi segue mai, però va bene, però mi supporta. Noi la ringraziamo di essere qui e ci vediamo domani sera. A lei, grazie. Buonasera. Incominciamo con Salvatore Vacca. Buonasera a tutti i presenti e partecipanti, soprattutto all'organizzazione. Che dire, come ho letto la mail, non sapevo chi fosse l'associazione perché non conoscevo nessuno. Dopo aver letto 4 volte la mail, mi sono deciso, ho fatto il numero di telefono e ho sentito la voce di Roberto Chiavarini. Abbiamo fatto una chiacchierata di più o meno 20 minuti. Non ero scoraggiato nel non voler partecipare, ero convinto di partecipare. Però alla fine sono venuto e mi ha fatto molto piacere. Ovviamente, tieni presente, è la prima volta che vengo in Salento. Continuo a tornare, continuerò a venire. Grazie. Un grazie a tutti. Da dove viene? Vengo da un paese della Sardegna che si chiama Asciuni, in provincia di Oristano. Ovviamente, vabbè, questa comunque è la ventesima volta che nell'arco di 24 mesi prendo l'aereo per queste manifestazioni. Non mi sarei mai aspettato di entrare a far parte di tutte queste associazioni. Vigiando. Bene, niente, ora... Grazie. Premio Medusa 2023 a Salvatore Vacca.